voglio ringraziare anche tutti i partecipanti a questo incontro, a questa assemblea. Sono molto felice e anche emozionato di vedere quest'aula così piena. Questo vuol dire che c'è sensibilità da parte sia della comunità che da parte dei candidati sulle tematiche che riguardano il volontariato. Le domande, come sono nate? Il movimento del volontariato è nato da 2 anni, ha 34 associazioni aderenti. La proposta di questo incontro è partita dal Consiglio Direttivo e poi sono state girate a tutte le aderenti, alle associazioni aderenti, la richiesta di indicare, individuare gli argomenti delle domande da porre ai candidati, sulle quali, ci tengo a precisare, vogliamo degli impegni non formali, ma degli impegni, e questo sicuramente è un'ulteriore nostra richiesta, che è quella di dire che gli impegni che oggi vi assumete nel confronto del mondo del volontariato, noi vi chiederemo chi sarà eletto, e vogliamo a tutti di essere eletti, non sarà possibile, ma lo vogliamo a tutti, vi chiederemo quest'autunno un incontro con chi è stato eletto per effettivamente passati 100 giorni, quindi partiti di 100 giorni di gestione, di incontrarsi per definire a modo quello che oggi vi impegnate in confronto del volontariato. Brevemente passo alla lettura delle domande. I candidati le hanno avute, le ho detto per la platea. La prima domanda è: la crisi traccia un bilancio sempre più drammatico per aziende e lavoratori della provincia di Reggio Emilia. Lo dicono i dati sulla cassa integrazione e mobilità, aggiornati ad aprile. Quali politiche le amministrazioni locali possono mettere in campo nei primi mesi per contenere gli effetti della crisi e quali strumenti per la riduzione delle nuove povertà? La seconda domanda è: l'affermazione del principio di sussidiarietà e della governance dei sistemi locali di welfare prevede una partnership tra pubblico e privato per una programmazione concertata anche col volontariato delle politiche sociali in un rapporto paritario. Quali azioni intraprendere una volta eletti per un rapporto costante e continuativo con il volontariato, la cooperazione sociale e l'associazionismo del terzo settore? La terza domanda è: il messaggio lanciato da Benedetto XVI durante l'incontro con i volontari era: sappiate essere custodi e avvocati dei diritti dell'uomo e della sua dignità. Come intendete porre al centro dell'azione di governo la persona, in particolare quelle in situazioni di difficoltà e l'ambiente che la circonda? Nell'invito che avevamo inviato ai candidati avevamo già premesso che chiedevamo delle risposte molto sintetiche. Visto, e questo mi fa molto piacere e fa onore al nostro movimento, la folta partecipazione, ci vediamo un po' costretti a chiedervi di stare dentro i 5 minuti per dare una risposta a queste 3 domande. Risposta unica per tutte e 3. Adesso un'indicazione di data a lei. Abbiamo ricevuto delle richieste per molti di voi agli incontri. Fai venire qui. Facciamo venire lì. Quindi siete d'accordo che utilizzeremo. Thank you.
impoverissero. Abbiamo fatto un protocollo di intesa con le banche per fare in modo che ci fosse la rateizzazione dei mutui, la portabilità dei mutui alle famiglie. Abbiamo fatto una rateizzazione, un accordo con l'azienda casata per rateizzare le bollette se qualcuno perde il lavoro. Abbiamo fatto in modo che chi appunto ha dato in cassa integrazione, questo penso sarà il sindaco della provincia, questo è l'anticipo della cassa integrazione di altri accordi. Per ultimo, gli accordi per mobilizzare immediatamente, perché il tema non è solo quello di, come dire, fare sparare la famiglia, il tema è quello di continuare a far lavorare le aziende, perché altrimenti l'alternativa non esiste. Far lavorare le aziende vuol dire mettere immediatamente a disposizione delle aziende, dei provvedimenti immediatamente, come dire, cantierati, eseguibili, quindi provvedimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno avuto un impatto importante, credo, in questi mesi per tenere un po' vita. Abbiamo anche fatto un protocollo con le banche, abbiamo dei doveri, continueremo a lottare
che sia un luogo vero di rappresentanza, una consulta che prevede anche al proprio interno meccanismi veri di partecipazione democratica, in quanto le piccole associazioni che pure sono pilastri di questo sistema non hanno la forza di intervenire e far sentire la loro voce. E la consulta deve diventare un interlocutore imprescindibile anche per la vita della comunità. Lo dico guardando ad esempio la forza dei consorzi delle cooperative sociali, molto identificati, molto più anche strutturati e capaci di una rappresentanza unitaria. E forse è stata una negligenza generale che non mette in campo a nessuno, penso anche a me, a non attivare la consulta, come è stato fatto in tanti altri città, in tanti altri provinci. Il comitato quale tecnico ha un altro compito, che non è di rappresentanza, ma è di lavoro sui temi del welfare locale. E credo che questo sia un altro punto di lavoro. In definitiva, quindi, tutta quella stagione che abbiamo alle spalle, i piani di zona, delle ASO, no? I bilanci di aree sociali, di questi primi tagli, io credo che con la crisi debba fare un salto in avanti. Un salto assolutamente in avanti e debba tentare questo ruolo della co-progettazione. Chi vede i problemi tutti i giorni deve avere in mano anche le leve decisionali per affrontarli. La solidarietà vera nasce, esiste là dove le soluzioni nascono dal basso e non sono impostate. O calano con strategie raffinate, se volete anche d'avanguardia, con chi adesso al centro del piano sociale, sono nelle sale della politica. Ultimo minuto. Penso di qui non si possa fare questo salto realisticamente. Penso che combattere la povertà riconoscendo che con questo coraggio di dare questo spazio non sia solo come dicono adesso gli economisti, il pilastro della finanza, dopo la fine del mercatismo, un buon investimento è l'unico che deve fare per il mondo. Penso che sia un investimento prima di tutto sulla persona, che deve essere per forza al centro di politiche di questo genere. La vostra terza domanda, il messaggio lanciato da Benedetto XVI, mi viene da dire, pochi mesi fa sono stati celebrati 60 anni della dichiarazione dei diritti dell'uomo, universale appunto, che impegna, io credo, tutte le coscienze, di chi è credente e di chi non è credente, la dottrina sociale della Chiesa, a cui si ispirano cattolici, ma anche la cultura socialista e riformista di quel fare che non aspetta e che produce esperienze concrete di donazione prima che diventino politiche, o anche la cultura liberale, possono assumere pienamente, credo, in questa fase, mettendo al centro una persona questo progetto. Grazie. Grazie per l'invito, perché onestamente il tema del volontariato è un tema che non può essere non affrontato all'inizio di questa campagna elettorale, su cui dobbiamo prendere degli impegni che sono, io credo, anche semplici per certi versi. Poi il problema è poi rispettarli. Ora direi che qui registriamo l'oggi quello che diciamo, sono abituato con coerenza quando dico una cosa poi a essere giudicato se la mantengo oppure no. Mi sembra di capito dall'introduzione che comunque un po' di passaggi, nonostante anche la campagna scorsa, mi ricordo alcuni impegni presi, non sono stati completamente fatti, se no non saremo qua oggi a doverli richiedere, a dover chiedere un impegno alla politica di attenzione. Io credo che ci sia innanzitutto da affrontare, cerco di fare brevemente, anche io avevo preparato quattro cartelle che ve le consegnerò, ma cercherò di fare in poche parole, dirvi un po' con la testa quello che penso in maniera sintetica. Sulla crisi, guardate, credo che bisogna innanzitutto prendere atto che un po' di cose sono state fatte sia a livello locale, un po' da tutte le amministrazioni, questo vanno ringraziate, un po' anche a livello nazionale, penso al fondo da 800 milioni a 8 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali, hanno permesso ai lavoratori dipendenti, in particolare dell'industria, della fabbrica, del terziario, di non essere oggi per strada, come purtroppo accade in altri paesi europei. Questo fondo stiamo lavorando, qui c'è bisogno della partecipazione di tutti, di portarlo a 17 miliardi per arrivare fino a febbraio 2010. E credo questo sia il primo grande passaggio. Una garanzia sui crediti bancari fino a 103 mila euro, l'unico paese in Europa che l'ha fatto. E questo sta dando anche un po' di garanzia, un po' di sicurezza. Interventi che partendo dal basso arrivano fino al governo nazionale per riuscire a rilanciare settori dell'economia. Poi certo calmierare i prezzi sulle bollette,
guardare con maggiore attenzione le fasce più deboli, guardare con maggiore attenzione le famiglie che arrivano verso una povertà quasi improvvisa, che non si aspettavano e che devono affrontare senza mezzi, senza strumenti e senza cognizione soprattutto. Questa è la cosa più difficile che ci dovremmo ad affrontare. E poi l'ha accennato prima Del Rio, e su questo siamo impegnati sia a livello nazionale che a livello locale in molte realtà, per il problema dell'accesso al credito. Perché se da un lato tuteli i lavoratori dipendenti, dall'altro ci sono nuove povertà impreviste, che sono la fascia dell'artigiano, del commerciante, del piccolo medio imprenditore. Con l'accesso al credito, la mancata tutela del credito in particolare e una stretta delle banche, sono trovate a non avere liquidità. E sono quelli che sono più esposti agli insoluti, sono più esposti alle flessioni del mercato. E dietro loro ci sono i loro dipendenti, c'è l'indotto, e su questo bisogna fare uno sforzo comune, non indifferente. Contro i multi bond, devo dire, si sta riaprendo, ci vorrà ancora un paio di mesi, un po' di credito nelle banche, in particolare quelle più messe male. Io credo che bisognerebbe anche a livello locale, tramite i sindaci, andare un attimo a fare un ragionamento sulle banche che lavorano a casa nostra, perché ci sono delle banche che non sono messe male e che non stanno aprendo il credito, e su questo bisogna cominciare a fare un ragionamento serio. E questo riguarda anche le famiglie. Devo dire, sulla crisi ci stiamo attrezzando, è una crisi strutturale che arriva dall'America, non l'abbiamo creata noi, ma che di conseguenza, un po' per incapacità di alcuni banchieri, alcune scelte improvvide ci hanno portato a una crisi di consumo. Molte famiglie hanno ancora qualche soldo in tasca, ma hanno paura a spendere, e noi dobbiamo riuscire a far tornare quella voglia e quell'ottimismo per rilanciare i consumi e rilanciare l'economia. Su questo, devo dire, insomma, c'è l'impegno di tutti, destra, sinistra, in maniera abbastanza bipartisan, e devo dire che dobbiamo continuare così, senza dividerci almeno su questo, perché questo è un paese che, partendo dalla lezione del volontariato, può fare tantissimo. Perché poi, lo ripeto spesso, se c'è una cosa su cui Reggio ha sempre portato fuori con orgoglio, la capacità in momenti anche difficili, di crisi, anche di crisi sociale, che ci sono spesso, anche se sono nascoste e non visibili, di riuscire a mettere in gioco se stessi, di dare parte del proprio tempo, di investirlo, di fare volontariato, in un senso a 360 gradi, lato, in molti settori e in molti campi. Mi sembra però, io lo dico in maniera un po' critica, perché è un mondo che conosco, non direttamente, anche se un po' l'ho fatto in passato, ma per molti amici che dedicano parecchio tempo, risorse e famiglia, non c'è più quella spinta che c'era gli anni indietro a Reggio, nel dare la propria disponibilità nel volontariato. E questo, secondo me, è un aspetto su cui dobbiamo interrogarci, in particolare la politica. Mi sembra una città e una provincia, Reggio Emilia, che ha perso un pochettino di quella spinta di saper fare, di saper stare insieme, di saper dare una mano in momenti difficili. E credo che ci voglia poco per svegliare questo sentimento, e su questo dobbiamo impegnarci tutti. Sulla seconda domanda, cosa fare in concreto? Beh, intanto con tutte le forze politiche dovrò spingere, perché io ho fatto un ordine del giorno col governo Prodi, ho fatto un altro con Tremonti, senza portare a casa il risultato, su 5 per 1000, credo che, nonostante passò, i soldi ancora sono in buona parte da divenire. E su questo dobbiamo fare un ragionamento, perché sul volontariato, se ci crediamo, bisogna poi conseguentemente andare a investire e dargli le risorse minime di autogestione, anche perché spesso sono i cittadini che in questo caso autofinanzierebbero la struttura stessa. Su Reggio veniva citato nella relazione, non più ripreso, ma io direi che è fondamentale, la casa del volontariato a Reggio Emilia città come punto di ritrovo, e soprattutto per non creare volontariato di serie A e di serie B, ma per far partecipare tutti insieme questa grande risorsa, che è un grande patrimonio della nostra provincia, della nostra città. Sul ruolo della persona e il ruolo della politica, come avvocato difensore della dignità umana, devo dire che ci trovate completamente d'accordo, e credo che tutti i candidati siano d'accordo su questo. Bisogna capire però quali sono le priorità che ci dobbiamo dare. Le priorità vuol dire aver ben chiaro quali sono le fasce di povertà che dobbiamo andare ad affrontare. Io ho visto che questa è una frase che viene dal mondo cattolico, c'è un mondo cattolico che la pensa in un modo, un mondo cattolico che la pensa in un altro modo. Su questo, più che dividersi, dovremmo darci, io credo, le priorità, cominciando dalla politica. Siamo in grado di sostenere povertà che arrivano da fuori, a cui non siamo in grado di dare un futuro, un lavoro, e a cui dobbiamo dare solo assistenza, rischiando in un momento di coperta corta, di crisi, di doverla togliere spesso alle nostre persone? O la priorità è legare tutti insieme, senza dividerci, una politica di accoglienza legata sul lavoro, indissolubile, senza altri canali, e dopodiché a tutti quanti poter dare quel minimo garantito, vitale, di assistenza, di aiuto, attraverso una rete che non è solo quella pubblica, ma è anche quella del volontariato. E qua si instaura, secondo me, il rapporto
che ci vuole nella tradizione. Diceva Dario prima, abbiamo fatto le piazze per tenere la gente ancora nell'identità, io credo però che la gente dal centro di Reggio stia scappando, perché è ormai inaccessibile, un conto è fare le piazze in un posto inaccessibile, credo che non sia il vero segnale che bisogna dare alle comunità che verranno. Noi dobbiamo investire per una città di Reggio che sia aperta, nel senso che sia facilmente fruibile dai reggiani innanzitutto, e su questo andare a guardare. Io vedo troppe fasce di povertà che hanno vergogna di venire a chiedere una mano. E ora quando vedo dall'imprenditore che si suicida, ne ho trovati tanti, di un solo Reggio, in giro per la Padania in questo periodo, e ti rendi conto che quando ti trovi anche di fronte a fasce sociali che non hanno neanche il coraggio di andare a chiedere una mano alla situazione pubblica, io credo che però qualcosa sia mancato. E qua mi chiudo. Sia mancato, e anche la politica, secondo me, deve fare un mea culpa, perché non possiamo sempre dire è colpa di qualcun altro. Secondo me c'è un cortocircuito su cui però con poco, con buona volontà, riusciamo a risolvere. Verosimilmente sarà difficile che riusciamo a fare questo secondo giro di domande, però le raccoglieremo e le pubblicheremo sul sito internet di Dar Voce, sul sito internet del Movimento del Volontariato, e vi pregheremo di piacere le vostre risposte nei prossimi giorni. Ecco. Continuerei con, ci spostiamo in provincia, la candidata uscente, la Sonia Masini. Vado? Prego. Allora, buona serata e grazie per questo incontro. Voglio dire che innanzitutto ci conosciamo, non è la prima volta in cui parliamo di volontariato e parliamo di progetti, perché non basta presentarsi prima delle elezioni. Io credo di avere le carte in regola per il lavoro fatto in tanti anni, già da vicepresidente, poi da presidente, e anche per la mia vita che ha visto per molto tempo un lavoro sul campo con bambini disabili. Ed è stata l'attività che forse mi ha formato di più e che mi ha anche reso sensibile ai problemi delle persone e delle famiglie. Ed è anche per questo che tutto il lavoro della politica, per me innanzitutto lavoro al servizio delle persone ed è attenzione alla vita concreta di ciascuno. È così che contro la crisi economica ci siamo mobilitati e abbiamo ottenuto a Reggio Emilia un risultato che non ha ottenuto nessuna provincia in Italia, pur sapendo che non dipende solo dal lavoro degli enti locali e delle comunità locali. Noi abbiamo messo in campo un insieme di interventi pari a circa 100 milioni di euro. Sono prestiti alle imprese attraverso i consorzi di garanzia, interventi che possono essere attivati attraverso la Banca Europea degli Investimenti, sono interventi sulla formazione professionale, quindi la possibilità di riconversione, di avviamento al lavoro, sono interventi a favore dei disoccupati e dei cassi integrati, cassa integrazione straordinaria e ordinaria, ancora a favore delle famiglie, in accordo con l'ENIA, e stiamo lavorando perché sia possibile una dilazione sulle bollette anche con Enel e con i comuni, per fare in modo che nessuna persona sia sola, che nessun bimbo venga ritirato dai servizi. Noi continueremo a finanziare i servizi e a cercare di dare risposte, ma soprattutto vogliamo affrontare la crisi non in termini assistenziali. Durerà un anno, durerà due anni, noi vogliamo dire ai reggiani: non siete soli. Bisogna partire da chi più ha bisogno, ma diamoci da fare tutti. Non vogliamo una concezione assistita semplicemente dell'intervento pubblico, ma vogliamo attivare politiche del lavoro, vogliamo che le persone abbiano dignità attraverso il lavoro, vogliamo che siano costituite nuove imprese, finanzieremo imprese giovanili
altamente tecnologiche e innovative e imprese femminili attraverso il microcredito. Quindi tante possibilità, entrerà in funzione tra pochi giorni un numero verde e nel sito appositamente creato potranno essere trovate tutte le informazioni. Mi sembra questo un buon messaggio, anche se sappiamo che non è certo l'azione locale che può sconfiggere una crisi internazionale di queste dimensioni, ma l'azione locale può anche fare la differenza. E tutto questo noi cerchiamo di farlo in partnership continua con il mondo del sociale, del volontariato, del terzo settore. Lo abbiamo fatto in questi anni, forse non è sufficiente. Non bisogna però nascondersi le difficoltà e i limiti che stanno in tutte le situazioni. Occorre che il volontariato sia unito, e questo non sempre succede. Occorre anche che si definisca meglio un rapporto che non sostituisca l'azione del volontariato a servizi che devono essere garantiti dagli enti pubblici. Il volontariato è qualcosa in più che l'ente pubblico non potrà mai dare, perché è un dono di sé, del proprio tempo, della propria sensibilità, della propria vicinanza. Questo serve a tanti servizi che funzionano bene ma che hanno bisogno che le persone siano attive. E allora continueremo in questa direzione ad avere attenzione per le persone. Voglio dire ad Alessandri, che si chiedeva come mai ci sia una diminuzione del volontariato, che dobbiamo preoccuparcene tutti, ma non solo in tempo di elezioni. Io penso che quando in una società si diffondono i germi del razzismo e della xenofobia e dell'individualismo esasperato e dell'egoismo esasperato, si possa solo raccogliere qualcosa di negativo. Ed è anche la politica che ha la necessità di dare risposte vere, impegnandosi nelle amministrazioni, ma non solo. Serve una politica chiara, una politica che parli di unità, di coesione, che sono i tratti forti di questa realtà reggiana, che non a caso è una delle realtà migliori al mondo, perché nelle generazioni ha costruito attraverso il volontariato e gli enti locali un sistema di grande qualità. Ora è più dura la sfida, ma noi penso che insieme la vinceremo, perché abbiamo la volontà, perché abbiamo sensibilità, perché ci sono migliaia di volontari che ogni giorno si impegnano e ogni volta Reggio Emilia, anche nelle calamità naturali, è davanti agli altri, è ben organizzata ed è molto generosa. Non perdiamo questo patrimonio anche nel cambiamento, ed è vero che servono regole sull'immigrazione, è vero che bisogna contrastare in modo efficace e duro il malaffare, la criminalità, e che la clandestinità va contrastata, ma bisogna trattare le persone secondo quello che prevedono i diritti umani sanciti dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Noi non possiamo essere un paese fuori dall'Europa, noi abbiamo il dovere di stare dentro le prospettive dell'Europa e di risolvere insieme all'Europa problemi che non sono solo qui, ma che tutte le città europee si trovano ad affrontare. Io voglio dire al volontariato che, come per gli anni passati, voi continuerete ad avere un'amica in provincia, e non solo io, ma tutta l'amministrazione cercherà di esservi vicina e di dare le risposte migliori. Non tutte le risposte vogliamo dare noi, le vogliamo costruire insieme. Questa è la forza di un buon lavoro che potrà continuare. Grazie. Con l'intervento di Giuseppe Pagliani del Foro delle Capitali. Buonasera a tutti, ringrazio immensamente per l'invito e voglio dire questo. Allora, io ho preparato nel programma due pagine intere per la sussidiarietà, il welfare e il volontariato. Non starò di certo a tediarvi con questo, le consegno già adesso a chi mi ha invitato. Volevo però ribadire un aspetto. A mio avviso gli enti locali in questa provincia si sono fatti purtroppo sorprendere da una crisi che hanno subito, e di tante crisi aziendali i nostri amministratori sono venuti a conoscenza dai giornali. Bene, dico, in un momento di immensa difficoltà quale quella attuale, il volontariato è sinergico in modo assoluto con le attività che pone l'ente e lo Stato centrale per assistere coloro che sono in difficoltà, per assistere coloro che hanno bisogno. Il volontariato è un patrimonio eccezionale,
la cooperazione sociale e tutti i percorsi che questi possono, diciamo, intraprendere anche in sostituzione dello Stato o delle mancanze degli enti, perché chi è venuto prima di me si è dimenticato di dire che magari è forse possibile recuperare o ricoprire tutti gli ambiti nei quali una solidarietà piena, una socialità piena deve vedere coinvolto o deve vedere risolti i problemi di tutti. Purtroppo non è così. Spesso la famiglia, soprattutto la famiglia in difficoltà, è considerata ed è vissuta come un'entità diciamo impositiva, cioè alla quale far pesare una serie di spese che per l'andamento della pubblica amministrazione devono essere, diciamo, fatte a qualcuno pagare. Bene, noi siamo invece convinti che le famiglie, tanto più quelle che hanno posizioni di grave difficoltà in terra, perché vi è anche un welfare nascosto, vi è anche un volontariato familiare che va promosso a 360 gradi, e dico tutte le famiglie, tutti coloro che hanno o persone diversamente abili al loro interno o purtroppo anche anziani in grave difficoltà, sosteniamo anche questo welfare, sosteniamo anche il sostegno di chi fa volontariato in casa propria. Dico, questo è un percorso che deve premiare anche l'esenzione di tanta di questa gente da quelle che sono anche tariffe pesanti che si trovano a dover sostenere le famiglie, e soprattutto le famiglie che hanno un reddito, un unico reddito, monoreddito, o che vivono un momento di difficoltà perché in cassa integrazione straordinaria, a zero ore, a rotazione, insomma in qualche modo soggetti, o in mobilità, soggetti che vivono anche un introito ridotto delle proprie finanze. E il volontariato è in questo caso un motore sociale, è un collante, perché va a coprire tanti momenti della vita anche di tante persone emarginate che finiscono per rappresentare una parte attiva grazie al coinvolgimento di chi anche le recupera, perché volontariato è anche donazione di sé, dal volontariato diciamo legato agli ambiti sanitari, a quello anche di recupero di tossicodipendenti, cioè c'è anche un percorso sociale eccezionale che il volontariato pone in essere. E da questo punto di vista, perché se ne dica, chi mi ha preceduto ha fatto un bel cappello di quello che sarà l'impegno futuro. Io mi auguro che, se sarò io presidente, l'impegno sia molto, molto più forte, con un coinvolgimento diretto del volontariato all'interno dell'ambito di governo. Perché se ne dica, anche chi è uscente viene qua a dire delle belle parole, poi dopo però di consulte permanenti del volontariato, di decisioni condivise o di reale valore, peso politico delle associazioni, beh, certo, è collaterale ad alcuni assessorati che si occupano di ambiti paralleli, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, il welfare, questi ambiti, però dovrebbe essere propositivo il ruolo, cioè si dovrebbe arrivare a, diciamo, coinvolgere le associazioni nelle scelte politiche, soprattutto di sussidiarietà, di solidarietà, e che vanno a costituire anche la parte in cui un ente deve rispondere ai bisogni di chi è in difficoltà. Io dico questo non avendo l'olio di Lorenzo o la soluzione per tutti i problemi, sicuramente la voglia di coinvolgere chi i problemi li affronta in modo diretto anche in ambito sociale, quello c'è, e c'è piena. Per quanto riguarda invece l'ultimo minuto, mi scuso, e per quanto riguarda e poi vabbè, ne hanno parlato già in precedenza, l'integrazione e l'immigrazione, ma io mi sento assolutamente di condividere quello che ha detto Angelo Alessandro. Tutti siamo a favore della solidarietà e dell'accettazione di chi vive un momento di difficoltà, ma per nessun motivo noi possiamo associarci a chi in qualche modo cerca le maglie larghe per poi accaparrare dall'emarginazione manodopera per fare cose che non vanno bene. Di conseguenza il nostro percorso deve essere quello di rendere dignitoso e solidale l'arrivo e l'entrata di chiunque siamo in grado di poter accogliere. Diventa
strumentale e pericoloso il nostro percorso, se noi al fine di rispondere pubblicamente a, diciamo, ad un'accettazione indiscriminata, finiamo per essere veicolo di emarginazione aggiunta. Commetteremo un doppio errore. Non essere solidali per un uomo in coscienza è un errore grave, è una forma negativa dell'animo. Esserlo per finta è quasi peggio. Grazie. Terzo intervento del candidato della provincia è Mario Poli. Stranamente non riesco a parlare da sinistra, non è proprio sia collocazioni che altro, mi è compacente. Intanto anch'io aggiungo i miei ringraziamenti agli iniziativi di Parresa, tra l'altro ci permette anche di conoscervi in modo più puntuale, più preciso. E anche più amichevole, perché abbiamo sempre tanti rapporti su cui spesso siamo sempre sfuggiti. Sarebbe anche interessante riprendere l'intervento, il confronto anche dall'introduzione fatta dall'amico, siamo amici, dall'amico Meri, ma i due piani non sono così facili, quello più generale e quello più particolare contenuto nelle domande. Quindi, avendo poco tempo mi limito a dare le risposte per soffermare comunque il nucleare due o tre principi molto precisi. Sì, c'è la crisi, la conosciamo, la finanziaria, però voi ci chiedete a fronte di questo che cosa proponete. Allora, per quanto riguarda chi è il primo colpito dalla crisi, in questo caso è nucleo, il sistema famiglia, noi proponiamo sostegni ben più robusti di quanto non sono stati fatti fino ad oggi a favore delle famiglie, anche da parte della finanza locale, se possiamo dire, cioè degli enti locali. Io sono stato 5 anni in consiglio comunale, ho sempre dato battaglie proprio sotto questo aspetto. Sono sempre stati pochi, insufficienti, forze economiche messe a disposizione della famiglia. Dentro a questo grande calderone, se così si può dire, della spesa locale, locale, quindi sono note anche le mie difformità e accesi dibattiti con Sponte e con il sindaco della Rio su questo argomento. Poi l'origine la conosciamo, della crisi sappiamo anche che la nostra industria, il nostro settore economico, regge a fatica, abbiamo la cassa integrazione, però bisogna anche porsi immediatamente come reagire, quando, se e quando, ci lavoriamo tutti che sia breve, ci sarà la crisi economica internazionale, perché noi come Paese Italia ci riprendiamo soltanto se ci sarà una forte ripresa internazionale. Allora bisogna farci trovare a quell'appuntamento con i lavoratori preparati. Quindi con i lavoratori che passano questo momento di crisi anche attraverso una formazione più accelerata, più accentuata e anche messi in grado di passare da un settore produttivo all'altro, altrimenti se noi continuiamo l'economia reggiana provinciale a renderci sui quattro fattori che sono ben tipici del dopoguerra, l'agricoltura, l'industria meccanica, la ceramica e l'edilizia, non sapremo rispondere alle nuove esigenze, perché tutti sono consapevoli che la nuova ripresa ci sarà intorno anche a una nuova economia più orientata all'ambiente, più orientata alla ricerca, più orientata ai prodotti sofisticati industriali. Abbiamo questa intelligenza prospettiva, oppure noi come Paese Italia avremo delle grosse difficoltà ad agganciarci al futuro treno della ripresa. E a questo riguardo, vado anch'io di corsa, è ovvio che nel Reggiano serve più credito da parte delle banche e può aiutare le aziende il sistema dei cosiddetti consorzi, perché oggettivamente le banche oggi, una volta soltate per conto loro dell'acqua calda, no,
un po' più grande dell'acqua fredda in questo momento e non garantiscono il credito di cui ha bisogno la nostra economia reciana. Quindi come enti locali vorremmo spingere perché ci sia una sinergia, un rapporto più che discreto fra queste associazioni imprenditoriali, il metodo di tiri, i consortili e il sistema bancario. Tra l'altro, per l'ultimo anno sarebbe interessante anche. Sulla seconda domanda, il principio di sussidiarietà. Nel mio vecchio dalla differenza vita, abbastanza prolungata, spesa nel modo che noi consideriamo pure questo di sussidiarietà, che è nel sindacato, nell'associazione dei lavoratori, quindi i passaggi che voi proponete mi trovo più che d'accordo. Questa idea della programmazione concertata che mi fa anche felice perché recupero o torna a dare un valore a quella che è la concertazione, a quella che è stata anche un momento storico significativo, dove attraverso questi confronti, a quel punto era sindacato e il governo, ma oggi potrebbe essere invece allargato anche in tutto il terzo settore, allargato anche il mondo del volontariato, in un rapporto di pari dignità si potrebbero trovare individuare delle forme di partnership fra pubblico e privato. Allora anche qua mi fa piacere sentire, come ho sentito oggi da tanti oratori, la riscoperta della sinergia fra pubblico e privato, perché qui ci sono stati nel passato grandi teologi e grandi professori del tutto va bene, ma del pubblico, attenzione al privato, attenzione alla fase di sussidiarietà. Meno male che oggi c'è questa presa d'atto della importanza di quello che ha chiamato anche sempre l'amico Giovanni Melli, il terreno di mezzo, il corpo intermedio. Cioè, questo paese non può vivere già, non può vivere una situazione di questo genere. C'è un governo centrale a Roma, c'è qualche governo locale e non c'è poco. No, la società civile si esprime attraverso i corpi intermedi che sono il grandissimo carico, ma che è il mondo del volontariato, che è il terzo settore, che è la cultura autonoma e quindi queste riscoperte non fanno che trovare il nostro consenso e naturalmente, sì, dico che sono all'ultimo minuto, per dare un rapporto costante e continuativo a questa azione, noi, oddio, cosa posso sostenere, però che già tanti sostengono, vale a dire istituire una consulta, un forum del volontariato, di concertazione, chiamiamolo come vuole, però l'importante è che ci sia continuità del confronto, del dialogo e della commisurazione dei propri programmi. Ciascuno qui i propri ruoli, io ad esempio non condivido fino in fondo un aspetto che c'è nel vostro testo, quello del ruolo politico, lo dico molto sinceramente, molto amichevolmente. Voi avete un volontariato, un ruolo estremamente significativo, importante, ma è come volontariato, ma è diciamo la somma della generosità del popolo reciano, che si è espresso a suo tempo, che oggi si esprime ancora di più. È meglio, più organizzato, ma non stiamo attenti a che pur in buona fede, portando una volta, non dobbiamo dare dei significati ulteriori. Il volontariato è un modo, torno a dire, di chi dona se stesso, il tempo, di chi ama, eccetera. Quindi vediamo di non trovare senza voler dei tracci. Mentre sono d'accordissimo sulla terza domanda, quando si dice che una persona oggettivamente deve avere una sua centralità. E questo è un commento all'intervento del sindaco De Arrigo, che quando ha portato una serie di iniziative concrete portate dentro alla città e così via da parte della società. Io ho sempre polemizzato, continuerò a polemizzare attraverso una specie di slogan, che è questo. Questa aggiunta, ma anche la politica, sono sempre stato, provincio voi, vi ho narrato che sulla crisi questo intervento sulle banche, sulla tutela dell'anticipo della cassa integrazione guadagni è stato più che positivo, questo però è un sistema in ambito di governo locale che guarda di più, investe di più sulle cose e investe molto di più sulle persone. Andate
impianti amministrativi e sono sicuro che evitare il caso. Noi faremo allora, cercheremo di prevenire le persone rispetto alla pianta aperta, rispetto alla pianta aperta, rispetto anche al castello. Marco Scarpati. Sostenuto dalla lista del livello. Come c'è scritto la scritta? Sì, ecco. Allora, io vi ringrazio di avermi invitato. C'è un problema, io dovevo essere oggi all'Authority sul volontariato a Milano per fare il regolamento sul sui SAD, non ci sono, sono problemi vostri, quindi però io in realtà farò un po' giamburrasca, nel senso che voglio rispondere alle cose che avete scritto, ma in maniera più mia, perché la crisi c'è e c'è pesante, però io non so voi come fate, ma essendo che io sono presidente di un'associazione di volontariato, la crisi a me crea dei grossi problemi. Crea dei grossi problemi perché questa crisi sta facendo in modo che i progetti che io avevo iniziato e che avevo messo in opera in campo 2 anni fa e 1 anno fa non li riesco più a portare a termine. E la cosa che mi, come potremmo dire, rompe ancora di più è che mio concorrente nella raccolta dei soldi su questi progetti qua non sono gli altri organizzatori di volontariato, è lo Stato, che non trova e non perde occasione per dire dona a me per fare questo, cioè scusate un attimo, ma bisogna pensare che lo Stato raccolga i fondi, c'ha le tasse, oh, io non so voi, ma io alla fine non c'ho mai una lira quando sto a pagare le tasse, mi svuotano il portafoglio e quest'anno, mai come quest'anno, persino il terremoto, sono scomparse le realtà di volontariato e vuoi lavorare per il terremoto, dona la protezione civile. Aspetta, la protezione civile la paghiamo tutti quanti noi con le tasse. Ora, a questo punto, i volontari che stanno lavorando su questi progetti qua, dove li trovano i soldi? Se lo Stato fa concorrenza diretta nella ricerca di soldi del volontariato. Cioè, vuol dire, chiudiamo tutti quanti? Oh, è vero che poi se chiudiamo non è che creiamo grosse disoccupazioni, però vorrei vedere come si gestiscono i progetti se li chiudiamo. Perché io tutte le volte che vado ai tavoli nazionali a discutere appunto con queste persone che riducono, poi gli dico sempre, ragazzi, poi dopo, alla mattina, quando avete ridotto, poi se avete bisogno di un'ambulanza, ve la dovete mandare a prendere dalla Svizzera. Se avete bisogno di qualcuno che vi dia una mano, chiamatelo da San Marino, perché poi in Italia il volontariato ha bisogno di soldi, perché ha bisogno di lavorare, ha bisogno di far marciare le cose. Io, se poi penso al capitolo 5 per 1000, cioè io ho, come penso tutti quelli che lavorano in volontariato, uno sventolio da far spavento, perché l'idea che il 5 per 1000 me lo promettano, mi dicano anche più o meno quanto ho preso, poi mi dicano che non li ho presi, però io li ho già messi a bilancio. Poi mi dicano, quest'altro anno non ti preoccupare, ce li hai. Poi quest'altro anno arrivano dopo 2 anni, anzi forse. E la cosa, scusatemi, che mi dà un po' fastidio è che in questo anche il governo teoricamente amico si era scordato di mettere il 5 per 1000, ma quello è un problema da nulla. Ecco però, e poi arriva Tremonti dicendo questa cosa, fortuna che poi sono corretti, che toglievano, io avevo suggerito, io sono notoriamente pochissimo cattolico, avevo suggerito di dare l'8 per 1000, che mi pareva una fetta più interessante, fra l'altro anche per più grossa, quello poteva essere buono per fare la ricostruzione, per esempio. È parso che eravamo troppo cattivi a parlare dell'8 per 1000, e invece avevamo deciso questo 5, poi abbiamo pensato al 5 per 1000 supplementare, poi hanno capito che 5 per 1000 erano sempre quei soldi lì, e allora adesso vedrete che quest'altro anno il 5 per 1000 ce lo sogneremo e quindi chiuderemo, perché poi cioè, ci fanno sempre le foto, ci mandano in televisione a far vedere quanto siamo bravi perché facciamo tante belle cose, però il problema è che non è che le facciamo con l'aria, le facciamo con i soldi che riusciamo a raccogliere. Se la crisi c'è e c'è per tutti, forse è meglio rispettare i patti, non togliere quei pochi soldi che le associazioni riescono a tirar su
non toglierli, perché sennò chiudono, ma chiudono davvero. Ecco, sull'ascolto, io credo che sia fondamentale arrivare a momenti di ascolto. Io, guardate, non enfatizzo mai i momenti di ascolto, perché sono troppi anni che siedo a tavoli in cui teoricamente mi ascoltano, in realtà, come potremmo dire, teoricamente mi tollerano. Nel senso che fanno un verbale con le cose che io ho detto. Io sono membro di 2 o 3 consulte nazionali su queste, su varie tematiche nelle quali io partecipo. Devo dire che tutte le volte, alla fine, il risultato è che io ho presentato un progetto, ci ho lavorato sopra, gli ho fatto capire quale sarebbe la via più... da anni, perché non è mica vero che siamo divisi, da anni ovunque facciamo un quintale di riunioni e arriviamo quasi sempre con un unico fogliettino, con un'unica proposta, tutti quanti assieme, che tanto non seguono lo stesso. Per cui alla fine io vorrei avere meno consulte, però che ogni tanto ci seguissero, ci ascoltassero. Mi basterebbe quella. Per cui, ecco, se per caso diventassi io, voi sapete che non accadrà, ma se per caso diventassi io sindaco, farei un po' meno consulte e metterei un po' più persone del volontariato a decidere alcune cose, a collaborare nella decisione, a collaborare non solo nelle ipotesi delle politiche generali, a collaborare nelle scelte e nelle decisioni. Tra l'altro anche perché... noi del volontariato lo sappiamo, noi sappiamo fare bene con pochi soldi, per cui in un momento di crisi potremmo essere degli ottimi suggeritori. Ultimo minuto, vado sparato, allora vado per slogan sull'ultimissima domanda. Io credo che sul problema dei diritti ci sia un problema anche però soprattutto di linguaggio. Io credo che dobbiamo cominciare a non tollerare più, noi del volontariato, i linguaggi violenti sul problema dei diritti. Aprire internet stamattina e su YouTube sventolava e girava la simpaticissima esternazione sulla pulizia etnica dei gay da parte di il vice sindaco di Treviso, leghista. Ovvero pulizia etnica dei gay. Io stamattina facevo la lezione in università, il mio studente, io insegno diritti umani, sulla pulizia etnica e sul fatto che la pulizia etnica è un crimine contro l'umanità. Ovviamente uno degli studenti ha alzato la mano e ha detto: ma perché allora lui ha potuto dirli? Ecco, io credo che l'avere alzato di molto il livello di tolleranza sulle frasi intollerabili ci renda complici di queste follie. Noi non dobbiamo tollerarle, dobbiamo smetterla di tollerarle. Queste frasi sono dei crimini, per cui chi le dice fa un crimine e bisogna mandarli in galera, perché queste frasi sono le stesse di quei ragazzi che quando io avevo 17-18 anni, loro avevano 20, parlavano P38, P38 e poi andavano, qualcuno, qualche coglione, quando si faceva P38 ha capito che quella era la cosa giusta ed è andato a sparare. Prima o poi qualcuno con queste frasi sulla pulizia etnica dei gay, sul mandiamo a casa i musulmani, eccetera, eccetera, ci casca e poi le fa. Ecco, e quindi non bisogna lamentarsi dopo se non si è agito prima. Ed essendo che siamo tutti società civile, impariamo a denunciare. Lo dico a noi del volontariato, impariamo a mandare in galera la gente che dice questa roba qua. Sono dei reati, sono dei crimini, sono cose brutte. Noi non vogliamo che i nostri figli vivano in questa roba qua. E quindi abbassare il livello di tolleranza rispetto a queste cose qua. Fare in modo che i diritti umani siano rispettati, vuol dire che i diritti umani devono essere rispettati prima di tutto da chi governa questo paese e da chi governa i sentimenti di questo paese. Cioè il linguaggio deve essere, e guardate, lo dice un non cattolico, sì sì, no no, basta. Continuerei con, se sei d'accordo, Fabio Filippi, con il tuo intervento. Fabio Filippi in corsa per lo scranno di sindaco, comune capoluogo, sostenuto dalla lista del Popolo della Libertà. Sì, grazie, buona serata a tutti e grazie dell'invito. Ma io faccio parte di coloro che sono venuti in questa sala soprattutto per ascoltare ed anche per imparare, perché poi non siamo mica tutti nati imparati.
soprattutto per imparare da persone che hanno, non so, dei doni, dei talenti e che non tutti hanno, perché la pensiamo tutti in modo diverso, siamo tutti diversi, però sappiamo tutti cos'è il bello, cos'è il brutto, cos'è il male e cos'è il bene. E questo, secondo me, è la guida che deve farsi tenere la linea retta. Io credo che l'ispirazione, la disponibilità del volontariato, uno prima di tutto la debba sentire dentro e la debba sentire onestamente dentro e poi semmai trasmettere anche agli altri, e questo non è facile, ma trasmettere agli altri non per dire che io sono del volontariato, io sono bravo, io faccio del bene, perché a me avevano insegnato che il bene non si doveva dire, poi probabilmente mi hanno insegnato male. Però mi avevano insegnato, invece il volontariato va trasmesso perché è giusto che si collabori e che si faccia più bene. Io vedo qui amici che ci stiamo guardando negli occhi, che è una vita che fanno volontariato, che fanno del bene e che non lo dicono. Io ringrazio queste persone di volontariato vero, che distinguo da volontariato non vero, perché in tutti i settori, nelle professioni, nel commercio, nella politica, dappertutto abbiamo persone brave, oneste, che fanno le cose con impegno, come insegna la Bibbia, e altre lo fanno per interesse e non gliene frega niente del bene comune e del resto. Io credo